Leggiamo questo articolo. Diciamo che nell'aria il fatto che non vi sentiste proprio più a casa, Riccione, diciamo così, c'era già, tu avevi già lanciato qualche appello, anche avevi fatto intendere, insomma, le difficoltà. Qualcuno so che ti aveva lanciato anche, insomma, una mano. Gli operatori chiaramente vedono nell'MC una grande opportunità anche turistica. Come stanno le cose? Beh, sai, intanto io li ho personalmente ringraziati perché fondamentalmente sono stati un sostegno in questo periodo di trattativa. Quando tu dici che ci avevate contattato, ma era praticamente nel momento in cui si stava cercando di capire se c'era la disponibilità da parte di questa amministrazione per diciamo dare la possibilità a noi di poter continuare un progetto. E quindi quella era una zona calda. Adesso la cosa è definitiva, cioè praticamente ci siamo resi conto che non c'è assolutamente la possibilità che la nostra organizzazione possa andare avanti su Riccione, quindi abbiamo detto in una richiesta di intervista a un giornalista del Resto del Carlino, abbiamo detto quello che pensavamo, e quello che pensiamo è quello che confermo a te. Quindi non ci riteniamo trattati per quello che abbiamo dato a Riccione dall'amministrazione, perché dalle istituzioni assolutamente no, cioè sono stati tutti molto carini, molto vicini. D'altra parte, sai, in 10 anni di MC a Riccione d'estate e d'inverno abbiamo dato i nostri clienti, i nostri ragazzi, le famiglie che hanno portato i nostri ragazzi a Riccione hanno lasciato 4 milioni di euro nelle casse dei artigiani, commercianti, albergatori riccionesi, per cui pensavamo che fosse giusto e corretto che noi fossimo rispettati in un certo modo. Ci sentiamo trattati come dei delinquenti, anzi uso proprio questa frase perché è stata pronunciata da un personaggio che fa parte appunto delle istituzioni riccionesi. Quindi fondamentalmente abbiamo capito che dopo un po' di tempo la situazione era finita, era crollata. Quando è che le cose sono cambiate? Quando avete capito che la situazione iniziava ad essere critica, diciamo così? Ma guarda, sono 2 anni, noi abbiamo presentato un progetto, l'MC Pop, soprattutto nella versione invernale che è supportata e sorretta da quella estiva, cioè praticamente non ci può essere l'una senza l'altra, come puoi immaginare, perché fare vedere Riccione dal 3 al 6 gennaio certamente alle persone non è una cosa meravigliosa. Riccione è bella farla vedere in luglio, quando vive, quando batte il cuore riccionese, quando Riccione balla davvero, insomma, capito? Per cui la parte estiva aveva la sua importanza. Quindi abbiamo cercato appunto di far capire che il progetto che noi volevamo portare avanti era un progetto non più nazionale, ormai l'MC e Red sono 25 anni il prossimo anno che esistono, volevamo trasformare tutto in un evento internazionale. E quindi avevamo portato avanti dei progetti ai quali c'erano stati detti sempre sì, a chiacchiere, a parole, però fondamentalmente invece le reazioni concrete erano contrarie, cioè invece di darci una mano, di stabilire la possibilità magari di avere dei contributi, di entrare meglio nella città, di capire bene come si poteva portare avanti un progetto che è unico in Italia e praticamente in Europa, e invece praticamente succedeva a livello di amministrazione, succedevano cose assolutamente diverse e assolutamente contrarie. Quindi è da 2 anni che cerchiamo di capire che tipo di appoggio, che tipo di collaborazione ci poteva essere. E quando alla fine, all'ultimo, ci è stato detto che non ci davano più neanche la gratuità, la disponibilità della struttura che era il Palazzo dei Congressi per i 5 giorni estivi, io premetto una cosa, cioè le occupazioni che abbiamo noi del Palazzo dei Congressi sono in 2 periodi dell'anno in cui il Palazzo dei Congressi difficilmente ha possibilità di essere occupato da aziende congressuali o cose del genere, perché sono dal 3 al 6 gennaio e dal 15 al 19 luglio quando le aziende stanno pensando di andare in vacanza, per cui fondamentalmente non davamo nessun fastidio da questo punto di vista. Abbiamo chiesto di avere in cambio la gratuità, non volevamo contributi, abbiamo detto basta contributi, ne abbiamo avuti in questi anni per far crescere le manifestazioni. Adesso siamo in grado di andare avanti
con le nostre gabbie, purtroppo andando dall'altra parte dobbiamo ricominciare, ma comunque non ha importanza, restando a Riccione si poteva andare avanti. L'unica cosa che chiediamo è dateci la possibilità di avere le strutture in modo che noi possiamo, come dire, proseguire il nostro progetto anche da soli, no? Senza l'appoggio dell'amministrazione che non voleva più dare contributi. E invece che preventivo è arrivato per la struttura? Invece è arrivato 25.000 euro di preventivo per avere la struttura, ovviamente più IVA, quindi stiamo parlando di 30.000 euro, e per una cosa che noi non abbiamo assolutamente mai messo a budget, perché fondamentalmente la versione estiva di luglio è stata già lanciata a luglio dell'anno scorso, quindi i nostri clienti sanno perfettamente qual era il progetto, qual era il format. Siamo usciti 3 mesi fa con la pubblicità, 4 mesi fa. È chiaro che lì il treno è partito, meno negli anni passati la struttura era messa gratuitamente a disposizione? Assolutamente sì, tieni presente una cosa, all'origine di questa bella storia, 10 anni fa, noi abbiamo fatto per 14 anni la manifestazione a Jesolo e praticamente l'amministrazione di allora di Riccione è venuta a Jesolo, ha visto gli eventi, ha detto no, queste sono cose belle che vogliamo portare a Riccione, e avevamo creato un percorso, avevamo detto come si poteva fare per farlo, quindi praticamente ci hanno portato a Riccione, ci hanno fatto vedere il Palazzo dei Congressi che allora noi l'abbiamo praticamente inaugurato 10 anni fa, allora era praticamente anche senza riscaldamento, tanto per capirci, o aveva dei grossi problemi. Comunque abbiamo visto la struttura, abbiamo creato un format su quella struttura e quindi siamo andati avanti con questa idea. Adesso al 30 di novembre del 2018 arriva una delibera da parte del comune che dice non vi diamo una lira di contributi, però vi diamo la struttura del Palacongressi per la versione invernale, ma per la versione estiva vi diamo il play hall. Ora tu immagina se io posso portare un evento che ha bisogno di 9 sale in una struttura dove ne ha 1.5, per cui praticamente è impraticabile. Cambiare un format dove aver preso già 40 coreografi che arrivano da tutto il mondo per rendere bella e brillante la edizione italiana, non dimenticate che l'anno scorso avevamo una madrina che si chiamava Carla Fracci. Portare Carla Fracci al play-off la porterò quando avrò voglia di giocare a basket, non quando ho voglia di ballare. Ennio, quindi l'edizione di questa estate, alla fine, come la porterete avanti e dove? Ma la porteremo avanti al Palacongressi come possibile e al Palaturismo come possibile, pagando quello che c'è da pagare, facendoci aiutare da qualcuno, da sponsor, da chi ha la possibilità di aiutarsi, perché come ripeto quella cifra di 30.000 euro non era budget, quindi la dobbiamo trovare, la dobbiamo tirar fuori. E dopodiché abbiamo pensato, deciso che a questo punto la nostra storia con Riccione probabilmente è finita e quindi ce ne andiamo a cercare un'altra sede. Vi siete già guardati intorno? Perché lì magari anche in zona? Perché c'era anche la disponibilità della regione, se non ricordo, dicevi non ci interessano i contributi, però in qualche modo in quel momento di impasse, se non ricordo male, anche i quotidiani ne avevano parlato. Ma guarda, i contributi interessavano il comune, cioè la regione è intervenuta e ha detto al comune, benissimo, non volete pagare voi il Congressi, non volete dargli il Palacongressi, lo paghiamo noi Palacongressi, però a questo punto io capisco che l'amministrazione non gliene frega niente di noi, capito? Perché se quando interviene uno che si chiami regione o che si chiami benefattore e dice ok, io vorrei che questa manifestazione restasse a Riccione, gli organizzatori non avevano messo a budget questa cifra che gli chiedete adesso, benissimo, allora a questo punto interveniamo noi, cioè cosa c'era? Niente di più brillante che dire bene, ringraziamo tutti quanti la regione che paga per la congressi, i soldi se li prende il comune, se li tengono loro, a me non interessa, non c'hai capito? Attorno, Ennio, l'avete dato, cioè hai, non so, un'idea anche di dove potrebbe esserci il MC magari a Natale prossimo? Senti, sono 4-5 anni che io ricevo richieste di portare l'MC, allora fai conto che l'MC porta a Riccione dal 3 al 6 di gennaio 2.500 persone, noi abbiamo versato, i miei clienti hanno versato nelle casse degli alberghi di Riccione 230.000 euro dal 3 al 6 di gennaio.
Quindi io ti chiedo a te, la giro la domanda, tu pensi che non ci sia un comune che non ha voglia di avere 2500 persone dal 3 al 6 di gennaio, bei ragazzi, bravi ragazzi, belle famiglie che vengono, ti portano i soldi negli alberghi, ti portano i soldi nei bar, nelle tabaccherie, nelle edicole, nei pub, eccetera, eccetera, nei ristoranti, nei negozi? Beh, io, il motivo per cui le istituzioni, Confesercenti, CNA, Associazione Albergatori, si è sollevata, è andata al sindaco e gli ha detto: ma scusa, ma perché? È dato ovviamente da questo fattore di ricchezza, no? Certo. Cioè, non è che io sono simpatico particolarmente. Diciamo che in qualche modo potresti anche restare sulla riviera romagnola, diciamo così. Ma guarda, assolutamente sì, quello che interessa a noi a questo punto, noi dobbiamo rivalutare tutta la situazione. Io ho bisogno di un'amministrazione che creda nel progetto di crescita di questo evento. Come ripeto, questo evento ha delle grandi potenzialità, come voi sapete perché fate radio, quindi fate musica. Noi dell'hip hop praticamente abbiamo collocato nell'ambito dell'MC soltanto il 25%, che è quello che rappresenta la danza. Poi c'è tutta la musica, che partiva quest'anno col 25esimo, cioè quindi tutta la parte musica, poi c'è tutta la parte DJing, poi c'è tutta la parte graffiti ancora da fare. Il mondo del pop è vastissimo, enorme. Siamo partiti 25 anni fa per creare un grande evento nel tempo, e siccome non avevamo i milioni di euro che ti permettono di fare questo in 5 anni, in 6 anni, questo progetto è molto più largo, è molto più ampio, per cui i 2500 devono diventare 3000, 4000, 5000. Noi negli ultimi 5 anni, sia nella manifestazione estiva che in quella invernale, cresciamo del 10, 15, anche 20% un anno, in un periodo, me lo confermate voi, di non grandissima ricchezza o di manica larga, no? In un periodo anche molto difficile. Per cui, da questo punto di vista, che le manifestazioni abbiano e possano avere uno sfogo enorme, voglio dire, non è difficile pensarlo. Per cui non è difficile pensare che non ci siano dei comuni, che non ci siano delle amministrazioni che hanno voglia di rendere felici i propri albergatori, i propri commercianti, certo, eccetera, eccetera.